Il fatto che le cose che faccio interessino ai giovani è, come dire, un grande regalo per me. Sono contento, sì, anche un po' emozionato, devo dire, è una bella responsabilità. Stasera abbiamo veramente un esperto d'eccezione che ci racconta questa storia meravigliosa, un momento straordinario. Un grande ringraziamento al professore Barbero che gratuitamente è venuto qui da noi stasera per raccontarci, per sfamarci con questa storia meravigliosa. Parliamo praticamente oramai di una star molto affermata, soprattutto tra il pubblico giovanile, perché è capace di comunicare e divulgare in una maniera molto innovativa. Forse queste sono le qualità di un grande accademico. La cosa più bella è vedere anche ragazzi, ho visto, di 13 anni che sono così appassionati, che oggi hanno fatto di tutto per raggiungere questo luogo, Napoli, il Teatro San Carlo, da ogni luogo d'Italia. Sold out di giovani, è contento, soddisfatto. Il fatto che le cose che faccio interessino ai giovani è, come dire, un grande regalo per me. Sono contento, sì, anche un po' emozionato, devo dire, è una bella responsabilità. Federico II è fondamentale mica soltanto per Napoli e non soltanto per l'Università Federico II, è fondamentale per un paese come l'Italia che nel Medioevo ha raggiunto dei vertici di civiltà che poi si era un po', come dire, un po' scordata, ed è proprio in quel Medioevo, che non era affatto tenebroso secondo me, che un paese come l'Italia e una città come Napoli hanno bisogno di guardare indietro per riscoprire, insomma, cosa vuol dire essere all'avanguardia. Oggi è veramente una giornata speciale. Nelle nostre celebrazioni degli 800 anni dobbiamo raccontare anche la nostra storia, e quindi la storia dell'imperatore, la storia della Federico II. Stasera abbiamo veramente un esperto d'eccezione che ci racconta questa storia meravigliosa che non tutti conoscono, ma è una storia così importante per Napoli. Pensate cosa sarebbe Napoli se Federico II nel 1224 avesse deciso di mettere il suo studium non a Napoli, ma per esempio a Palermo, che era la capitale del regno. Invece l'ha voluta a Napoli. Napoli magari non sarebbe stata quella capitale della cultura che è stata per 8 secoli. Quindi una storia straordinaria, un momento straordinario. Un grande ringraziamento a Fedio Cultura e al professore Barbero che gratuitamente è venuto qui da noi stasera per raccontarci, per sfamarci con questa storia meravigliosa. I ragazzi che spesso vengono giudicati come ragazzi senza tempo e senza passato invece dimostrano che vogliono scoprirlo il loro passato, e come? Ma sa, questa cosa io e tutti i miei colleghi che fanno questo mestiere, tutti i miei colleghi della Federico II e di tutte le altre università italiane lo sappiamo questa cosa, che i giovani, che i ragazzi di oggi, come dire, hanno una gran voglia di confrontarsi, di sapere, di discutere, che sono una bellissima generazione. Noi lo sappiamo ed è la nostra, come dire, la nostra grande fortuna di vivere e lavorare in mezzo a loro.